about rain. Cantate tutti, cantate con me, e risplenderà il sole. Gingerbell, gingerbell, gingerbell rock, gingerbell swing, yeah, gingerbell ring. Torna al bambino, ognuno potrà, se cantar saprà. Cantare bello ad ogni età. Gingerbell, gingerbell, gingerbell rock, ginger around the clock. Con un ritmo ed una frase d'amore, torna giovane qua. Forza! Ciao, sono Maurizio Lupi, marionette Maurizio Lupi della dinastia delle marionette Lupi di Torino dal 1780. Ci stiamo preparando per domenica. Domenica saremo in via Freius a Torino a questa bellissima manifestazione che si intitola Aspettando il Natale. È il secondo anno consecutivo che andiamo con Storie di Natale, lo spettacolo che parla proprio del Natale. Ti voglio portare nel backstage, ti voglio far conoscere tutte le marionette e ti voglio raccontare la trama di questa bellissima avventura. Ok, quindi vieni con me, andiamo dietro, che le marionette ci stanno già aspettando. Ti aspetto dietro, ciao! Eccoci, siamo qui nel backstage di Storie di Natale. Siamo qui con Vincenzo. Ciao Vinci! Eccolo là, già pronto all'opera, ci sta facendo vedere le marionette. Storie di Natale, uno spettacolo bellissimo veramente. Abbiamo qui i due protagonisti, sono Beatrice e Federico. Sono due bambini che aspettano con ansia la notte di Natale. Però nel momento in cui si svegliano al mattino del 25 non trovano i regali sotto l'albero e quindi decidono di andare in piazza a trovare i loro amici e lì scoprono che possono andare a trovare la Befana e la Befana consiglia loro di andare a trovare Babbo Natale. Ecco, ciao Befanuccia, che è prigioniero del mostro dei ghiacci. Allora vediamo Babbo Natale, ma io poi faccio anche un giro di là. Ecco Babbo Natale che è già qua prigioniero sulla slitta. Ecco qua, ciao Andrea, abbiamo anche Andrea. Ecco, Babbo Natale è tutto incatenato sulla slitta, è tutto incatenato, prigioniero del mostro dei ghiacci. Questa figura di fantasia, questo mostro dei ghiacci che tiene prigioniero Babbo Natale. Poi abbiamo anche i suoi amici pupazzi di neve, Nevio e Stick, i due pupazzi di neve. Quindi sono molto contento di averti portato nel backstage di Storie di Natale. Ti aspetto domenica in via Freius, domenica 22 novembre in via Freius, aspettando il Natale. È una manifestazione bellissima, arrivano oltre 30.000 persone. Facciamo uno spettacolo alle 11 del mattino, un altro alle 3 del pomeriggio, un altro alle 5, quindi sicuramente ci sarà modo di vederci. Domenica pomeriggio 22 novembre ti aspetto per Storie di Natale, insieme a tutte queste marionette che sono alle mie spalle, insieme a Babbo Natale, insieme ai pupazzi di neve, insieme alla Befana, insieme a Beatrice e Federico che sono i due protagonisti. È una storia bellissima, vieni da vedere perché ne vale veramente la pena. Ti aspetto, ci vediamo domenica. Ciao da Maurizio Lupi. Campanelle della slitta che scivola domani.